Grazie a tutti, grazie per la partecipazione per questo evento, insomma, che è un evento importante per la nostra comunità, perché sapete, è un evento dovrebbe, non conclusivo, ma proprio d'inizio, no? Di una nuova attività che verrà protratta nel tempo, no? Negli anni a venire, come proprio strumento, modalità educativa dei bambini della scuola dell'infanzia, poi speriamo anche di allargarla semmai ad altri segmenti. Volevo ringraziare innanzitutto le mamme, i genitori che hanno partecipato veramente con grande spirito di collaborazione, e naturalmente le maestre che hanno messo tutto il loro amore, no? Nei confronti dei bambini per realizzare questo progetto, che è un progetto naturalmente interdisciplinare, ma un progetto che valorizza soprattutto l'imparare facendo, quindi i bambini si sporcano davvero le mani nel fare cose di cui poi vedono praticamente vedono direttamente loro i risultati, e soprattutto imparano il concetto di cura, no? Cosa significa aver cura di qualcosa, di qualcuno, no? Com'è importante aver cura di tutto ciò che ci circonda, naturalmente della terra, del nostro pianeta e di noi stessi. Perché partire in una scuola con una serra? Bene, e oggi ascoltiamo, no? Questi argomenti sono all'ordine del giorno: ecosostenibilità, impatto ambientale, sfruttamento delle risorse non rinnovabili. Bene, penso che la scuola sia il primo ambiente dove noi formiamo i cittadini del futuro, quindi perché non iniziare a sensibilizzare questi bellissimi e piccolissimi fagiolini proprio a partire da qui, alla materna, il primo segmento dell'istituzione scolastica. Siamo in rappresentanza dell'Istituto di Trivi e specificamente della preside Angela Cioffi. Bravissimi, a nome del Garden Club, e noi ci saremo sempre e saremo sempre vicino a voi. Grazie alla preside e a tutti i docenti e voi alunni, complimenti. L'orto ci invita a guardare dove a scuola non guardiamo mai, su tra le nuvole e giù tra le zolle, a pensare in termini di stagione, a sporcarci le mani con la terra.